Buongiorno e benvenuti. Nuovo tutorial di un modulino che può essere sia orecchini che ciondolo, veramente adatto a entrambe. E allora, dopo il colpo di fulmine o il cuore, cos'è che poteva essere adatto per San Valentino se non il l'arco di Cupido? Eccolo qua come ciondolo, questo è il mio preferito, colore verde ed è veramente bello, al collo una cosa delicata e di effetto, direi. E allora vi faccio vedere come può essere come orecchini. Eccolo qua. Orecchini veramente belli, belli. Mi piace. Non ci ho pensato, devo dire, non sono partita a creare questa qua, volevo altro. Poi non mi convinceva e guardando meglio mi è venuta l'idea, ho visto questo arco e allora ho detto devo farlo. E sono veramente contenta che ci sono riuscita. Allora vi faccio vedere le altre colorazioni. In verde Tiffany. Un blu, rosa, e mi piace perché si possa realizzare in qualsiasi colore, anche un turchese. Materiali solamente cipollotti da 4x3 e delle 11.0 che possono essere anche dalla Toho. E allora, questo sarà un altro paio di orecchini in questo colore, un rosso corallo. E andiamo a realizzare il gemello, diciamo. Allora, un perno o quello che volete, 11.0 cipollotti, niente di che, come filo un 0.17 da fare, oppure sì, 0,18, forse anche 20, forse 20 no, nylon, non lo so, provate, ma meglio un 0,18. Allora, arco di Cupido, si realizza in questo. Prendiamo 3 cipollotti. Una rocaille, altri 3 cipollotti e un'altra rocaille. Tenete un po' di filo qui. Da qui torniamo indietro finché arriviamo alla fine. E prendiamo un'altra rocaille. Facciamo due nodini. Entriamo nella rocaille e ne prendiamo altre tre. Entriamo nella stessa. Entriamo nei cipollotti, i primi tre. Prendiamo due rocaille. E ci colleghiamo con le altre tre cipollotti. Usciamo dall'altra rocaille.
11. Prendiamo altre 3. Ed entriamo nella stessa locale. Entriamo nella prima e realizziamo un altro capietto da 3. Entriamo nelle prossime 2 locali. Prendiamo altre 2 locali, 2 cipollotti e altre 2 locali. Ci colleghiamo con questo gruppo di perline. Altre 2 cipollotti, 2 rocaille. Ci colleghiamo con la prima del gruppo. Andiamo avanti e usciamo dalla seconda rocaille. Scusate, dalla prima. Allora, siamo così. Sì, della seconda. Dicevo bene prima. Un gruppo da 3. In questo modo. Entriamo subito dopo nella prima. Prendiamo 19 rocaille. Allora, le contiamo, devono essere 19, 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. E con queste qua ci colleghiamo con questa 11. Torniamo tra quelle che abbiamo appena inserito ed entriamo in tutte quante. Tirate bene. Arrivati alla fine, entriamo in questa 11. Questa, facciamo il giro in quella sotto, in questa sopra, tirate bene ed entriamo nel gruppo delle 19, ma solamente in 9. Di loro 2, 4, 6, 8, 9. Solamente 9.
Vediamo, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9. Tirate bene. Prendiamo 6. Rockail. Altre due. Le piazziamo sopra le ultime due. Altre due le piazziamo sempre sopra, ma dal lato sinistro. Adesso una ed entriamo in tutte le altre. Saltiamo, siamo usciti qui, saltiamo una rocale, entriamo nella prossima finché arriviamo all'ultima. Devono essere 9. E qui ci colleghiamo con questa 11. Entriamo anche nella prossima. Prendiamo una Rockail, un cipollotto, una Rockail. Entriamo tornando solo dal cipollotto. Un'altra 11 e ci colleghiamo con questo gruppo. Usciamo dalla terza. Adesso ne prendiamo 9. Due, quattro, sei, nove. E ci colleghiamo con questa locale. Entriamo e usciamo. Prendiamo 3. Saltiamo una rocaille, entriamo nella prossima. Entriamo e usciamo dalla seconda. Prendiamo altre 9. Ci colleghiamo con questa rocaille. Entriamo in tutte e tre. E qui dobbiamo prendere una rocaille, cipollotto, una rocaille. Torniamo dal cipollotto.
Prendiamo un'altra ed entriamo nelle prossime due. Adesso entriamo in questo gruppo. Finché usciamo dalla nona. E adesso dobbiamo prendere 10 rocaille. Eccole qua, 10, 2, 4, 6, 10, 8, 10. Ci colleghiamo con questa. Ok. Tirate bene. Torniamo dalle stesse appena inserite. Siamo usciti qui, entriamo in questa che si trova nel mezzo. Sarebbe la decima del gruppo. Ecco, finalmente tirate, torniamo indietro, entriamo in questa. In queste due. Diventato difficile. Ah, yeah. Mi sono punta. Allora, uscite, entrate in queste due ed entriamo in questa che, come vedete, una delle tre che avevamo inserito nel giro precedente. Anche qui prendiamo 6. Prendiamo altre due. Le mettiamo sulla sinistra, sopra le ultime due. Altre due sulla destra. Entriamo solamente nella prima rocaille. E da qui ci spostiamo. Sulla destra. Adesso prendiamo altre tre. Entriamo nell'ultima. Ci spostiamo in quella centrale
lasciamo una e entriamo solamente in quattro. Prendiamo un'altra e ci colleghiamo con la seconda. Rocaille. Eccola qui. Bisogna nascondere i fili. Ed eccoli finiti. Molto molto carini. Vediamo gli altri. E gli altri ancora. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao!